Nell'ambito dei servizi dedicati alla viabilità e alla sicurezza stradale sul territorio del Vallo di Diano e di quello autostradale, il dottor Biagio Ferrara, dirigente del centro autostradale di Sala Consilina, con compiti di coordinamento di tutti i reparti della Polstrada, compresi tra Fisciano e Mormanno in provincia di Cosenza, ha rilasciato ai nostri microfoni dei consigli e informazioni che riguardano il periodo primaverile rivolti agli automobilisti. Nell'intervista il dottor Ferrara ha spiegato anche come articolato il reparto da lui diretto. Il COA della Polizia Stradale di Sala Consilina, ma in genere, svolge compiti di gestione e di coordinamento di tutte le pattuglie in ambito autostradale, preciso a pattuglie della Polizia Stradale. Ricordo che il COA di Sala Consilina ha la competenza da Fisciano in provincia di Salerno sino a Mormanno in provincia di Cosenza e tutti i reparti autostradali sono appunto coordinati da questo centro operativo. Intanto le festività che sono alle porte ci metteranno metteremo particolare attenzione ai flussi che aumenteranno sicuramente, però in generale stiamo facendo molta attività di prevenzione sia per contenere la velocità attraverso gli strumenti che ben conoscete, i Virgilius, sia attraverso altri sistemi elettronici. Per quanto riguarda invece attenzione particolare la stiamo prestando all'uso delle cinture di sicurezza e stiamo cercando di contenere e contrastare in maniera anche decisa l'uso scorretto dei telefonini mentre si guida. Per quanto riguarda invece durante la guida, noi abbiamo la necessità sempre di ricordare che è importante innanzitutto prestare attenzione a ciò che stiamo facendo e quindi dobbiamo osservare la strada. Ogni fonte di distrazione è pericolosa e anche chi viaggia a bordo dei veicoli in qualità di occupante deve concorrere in questa attività. In particolar modo abbiamo necessità di far capire a tutti che le cinture di sicurezza le devono usare soprattutto i bambini, che quest'anno sono state vittime particolarmente, insomma ci hanno particolarmente colpito, avendo rilevato quasi la morte di 72 bambini in ambito nazionale. Per ultimo, la cosa importante è che se proprio ci dobbiamo fermare, soprattutto in autostrada, di farlo nelle apposite corsie, le piazzole di sosta per l'emergenza, e di utilizzare sia la piazzola di sosta sia la corsia di emergenza per casi strettamente necessari e legati a necessità e urgenza, e fare attenzione a non scendere dal veicolo. Chi proprio deve scendere dal veicolo è importante che sia già munito del giubbotto di colore giallo che lo rende visibile e di essere rivolto sempre verso il flusso veicolare. Ma ripeto, queste due zone delle autostrade, cioè la piazzola di sosta e la corsia di emergenza, devono essere usate strettamente per il tempo necessario, per l'emergenza appunto che si viene a verificare. Ricordo che in corsia di emergenza ci sono delle gravi sanzioni da applicare, che è quella economica che va intorno ai 400 euro, ma poi abbiamo 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente di almeno 2 mesi. Per cui è proprio il caso di dire occhio alla strada, ma occhio anche al portafoglio, insomma, e al documento di guida.